Hey! Salve a tutti e benvenuti ad Urban Jungle, la prima serie antropologico-metropolitana sulla fauna urbana. In questa puntata osserveremo l'emo, una specie giovanissima, che qualcuno considera nata dal punk rock anni Ottanta. Il termine emo deriva da emotional, termine che sottolinea la loro spiccata sensibilità e la loro capacità di emozionarsi. Questo lo porta nella migliore delle ipotesi ad essere emarginato dagli altri, nei casi peggiori ad essere pestato selvaggiamente. Cosa che però all'emo kid in fondo sembra piacere. Quando però non ce la fa più a sopportare la cattiveria del mondo, l'emo si rinchiude nella sua tana, si collega ad internet e dopo aver supportato la propria band del cuore, riversa il suo malessere sul suo blog con indecifrabili componimenti. Con video dove l'emo si confessa in tutta libertà, oppure con le classiche foto fatte con l'autoscatto, in cui fa vedere la sua ultima tintura per capelli, le scritte a pennarello sul corpo o i segni del vero emo kid, ossia i graffi e i tagli sulle braccia. Caratteristiche del look emo sono l'immancabile frangia simmetrica calata sulla faccia, i piercing, di solito due, sul mento, gli strettissimi pantaloni neri, il pesante trucco sugli occhi, i polsini o i guanti tagliati, d'inverno le felpe con teschietti, ragnatele o cuoricini, ed accessori con le icone tipiche della specie, prese dal cinema o dai fumetti. Ed ora, qualche regola per difendersi in caso di incontro con un emo. Per prima cosa, nascondetegli la piastra per capelli, staccategli la linea DSL ed infine regalategli una lametta.